Sono nato a Monte Carlo, un posto da favola, un posto ideale che non esiste, che esiste solo sui giornali. Però c'era una vita fantastica, popolata di gente stravagante, miliardari che amavano la vita e divertirsi. Ero immerso in questo mondo che osservavo e mi divertivo anch'io abbastanza, ma ho cominciato veramente a fotografare a New York, ho cominciato la mia vita professionale a New York e soprattutto dovuto a questa mania compulsiva che avevo, che avevo sempre voglia di conoscere di più, fare di più e non mi fermavo mai. E la fotografia per me era l'ideale perché potevo soddisfare questa mia mania compulsiva, in più la mia voglia di conquistare, di sedurre, che era molto forte. E New York era un periodo d'oro, era il periodo della Factory di Andy Warhol e nel frattempo mi ero sposato con una principessa italiana molto divertente, molto glamour, e Andy Warhol era un personaggio straordinario, ma che aveva un debole per l'aristocrazia. E per me fu facile entrare nella factory di Andy Warhol con la mia moglie, che lui era assolutamente affascinato perché le radici aristocratiche della vecchia Europa per lui erano un mito. Malgrado che lui predicava la modernità assoluta nella banalizzazione dei prodotti commerciali più anonimi, più quelli di grande distribuzione, insomma, è stato il precursore di quello che vediamo adesso. Lui girava sempre con una macchina fotografica. Era sempre lì a fotografare, insomma è stato il precursore dei telefonini perché ovunque andava fotografava qualsiasi cosa. E ho cominciato lì alla Factory di Andy Warhol e ho cominciato facendo dei ritratti a lui. Infatti sono fatto un ritratto abbastanza inedito di Andy perché lui non dipingeva di solito, perché diceva che dipingere lo stancava. Altre esperienze che fece a Parigi prima di andare a New York era Salvatore Dalì, che ho conosciuto a Parigi, all'Hotel Griot, dove organizzava dei grandi party la domenica con tutti gli artisti stravaganti che trovava a Parigi, una specie di corte dei miracoli. E era molto divertente perché Dalì era una persona geniale e frequentare persone geniali senz'altro aiuta nella vita, soprattutto nella nostra professione, che soprattutto prendiamo molto della gente nell'osservazione, vedere come si muovono, come si può entrare in un contatto, diciamo, profondo e veritiero con loro, insomma, potersi
poter dialogare, poter creare un dialogo con loro, sempre è una cosa molto che arricchisce molto, che permette, che porta, che aiuta molto nel futuro di un fotografo. Fotografato tutti i politici italiani che sono, se vuoi, una cosa molto 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 impegnativa e molto divertente, soprattutto a livello di provocazione. Per parecchio tempo ho avuto come assistente la mia compagna, che ha fatto politica in un modo abbastanza, diciamo, stravagante, anche lei, inconsueto. E me la portavo con me quanto doveva fare dei politici importanti. Era una provocazione pazzesca, perché quanto la vedevano con me di fronte, che stava per fotografare, automaticamente si sviluppava un altro tipo di comunicazione, perché era una comunicazione politica e le provocazioni erano estreme, perché la mia compagna attuale è Adriana Faranda, che era nella direzione delle Brigate Rosse. Dunque voi potete immaginare, quando andavo a fotografare per esempio Cossiga o Andreotti, era veramente molto divertente, succedeva di tutto, e lì io approfittavo, se vuoi, della situazione per creare delle immagini che mai non sarei riuscita a fare, neanche a creare con loro un dialogo che mi permettesse di fotografare in un determinato modo. E per esempio con Cossiga abbiamo avuto dei rapporti abbastanza intensi, diciamo, perché per esempio quando arrivavamo la prima volta per fotografare era per il suo compleanno, e gli portemmo una torta che avevo fatto fare con uno scudo crociato e un piccone in mezzo. Allora, portare questo, un piccone su una torta con scudo crociato per il suo compleanno, con Adriana Faranda, era una cosa abbastanza, che trovava che lo poteva divertire. Invece, difatti, di solito, vedendola Adriana, così mi disse, sa che io la conosco bene, perché durante tutto il sequestro, no? Io avevo la sua fotografia sulla mia scrivania, e ho scoperto che Cossiga aveva una passione per Adriana, per esempio. Su altri politici con Adriana ho avuto un'altra avventura, perché si sviluppavano delle conversazioni, si potevano raccontare delle storie, loro gli chiedevano e lei chiedeva, insomma, delle cose che erano abbastanza interessanti, che rendeva la seduta fotografica un'altra cosa, un happening, una cosa che non si aspettavano e che io ero lì per cogliere. Per me la fotografia è una cosa essenziale, importante. E quando mi sveglio la mattina, la prima cosa a cui penso è la fotografia, e penso che una giornata senza una fotografia per me non sarebbe vita.